Saranno inaugurate il prossimo 21 maggio le due sale espositive del Museo d'Arte Contemporanea di Salita Matteotti che ospiteranno periodicamente le opere della Fondazione Sicilia. Una collaborazione tra il Comune e la Fondazione è nata a seguito di un protocollo d'intesa illustrata nel corso di una conferenza stampa nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine. L'intento è valorizzare il centro espositivo con opere provenienti dalle collezioni depositate ed esposte nei siti culturali della Fondazione Sicilia, come Villa Zito e Palazzo Branciforte a Palermo. Gli autori al momento selezionati sono Francesco Trombadori, Liliana Conti Cammarata, Carla Accardi, Mario Sironi e Pietro Gruccione, Renato Guttuso e Vittorio Gentile. Grazie a questa collaborazione, il Museo di Arte Contemporanea di Caltanissetta diventerà punto di riferimento artistico per la Sicilia, in particolare per la Sicilia centrale. La Fondazione Sicilia in maniera permanente fornirà delle opere di un certo rilievo di autori che vanno dal 1900 ad oggi. Questo consentirà di avere una grande capacità attrattiva. Questo significherà una maggiore frequentazione della città di Caltanissetta, con il Museo di Arte Contemporanea che diventa appunto punto di riferimento della Sicilia centrale. Questo ci consentirà di poter promuovere insieme alla collezione permanente anche delle mostre temporanee di giovani artisti emergenti che, grazie proprio alla capacità attrattiva anche di opere come quelle di Guttuso o di Gentile e di altri artisti che, la Fondazione Sicilia, ci darà in questa prima fase, potranno, avere maggiori contatti e potranno essere conosciuti da un numero maggiore di persone rispetto a una collezione singola. Questo è un ulteriore passo avanti per la promozione della città, per la promozione del nostro centro storico e per la promozione della cultura. L'esposizione museale è una bella occasione per la città, non soltanto perché consentirà alla stessa di visionare delle splendide opere date in prestito in comodato dalla Fondazione Sicilia, ma soprattutto perché consentirà ai giovani di partecipare alla presentazione di queste opere, alla spiegazione del contenuto delle stesse, incentivando i visitatori a pubblicizzare quanto più possibile l'importanza della esposizione museale. Oggi è avvenuta la conferma di cui tutti noi nisseni dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Fondazione Sicilia, che è una fondazione di origine bancaria, di origine del Banco di Sicilia, ha diciamo, sotto una illuminata presidenza finalmente volto lo sguardo anche ad altri territori nei quali la stessa ha competenza per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale.